Vuoi realizzare dei biglietti di auguri pop-up, ma non sai come si fanno? Ciao, bentornata o bentornato sul mio canale. Avevo un po' di difficoltà per capire come creare dei biglietti pop-up. Ora però ho imparato. Quindi nel tutorial di oggi ti spiego come si creano i biglietti pop-up con ben 5 esempi diversi di realizzazione. Alla fine del video vedrai anche come ho decorato i miei biglietti di auguri. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Antonella Rognoni, Mariella Guarnotta ed Eleonora Fustella. Se vuoi essere salutata anche tu, lasciami la tua richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Continua a guardare. Questo biglietto pop-up è anche il più semplice da fare. Prendo un foglio A4, lo piego a metà e poi lo taglio. Ora lo piego ancora a metà. Questa è la misura perfetta per essere inserita in un biglietto da 15x11 cm. Questo biglietto lo ho ritagliato io da del cartoncino 50x70, che è la soluzione più comoda e più economica anche per fare dei biglietti di auguri, e poi l'ho piegato a metà. Il pop-up poi andrà incollato all'interno del biglietto in questo modo. Il pop-up più semplice, che è quello da cui partiamo, è quello con uno scalino. Per farlo segno sulla parte della piega due trattini a seconda della larghezza che voglio per lo scalino. Allora io segno due punti a 4,5 cm dai margini, mi verrà uno scalino largo circa 6 cm, ma la misura poi naturalmente la decidete voi a seconda della grandezza del disegno, dell'immagine, della decorazione che dovete incollare. Anche l'altezza la decidete voi, io in questo caso farò uno scalino alto 2 cm. Ora segno la piega usando questo strumento, che è un attrezzo che di solito si usa per la decorazione delle unghie. Se non avete uno strumento di questo tipo, potete anche usare il tiralinee che si trova di solito nelle scatole dei compassi. Ora passo a tagliare le due linee perpendicolari che avevo tracciato, apro il biglietto e spingo il gradino verso l'interno. Le pieghe dovranno essere al contrario rispetto a quelle del biglietto. Se all'inizio questa era una piega a valle, dovrà diventare una piega a monte. Per aiutarvi a segnare le pieghe potete anche chiudere il biglietto. Questo biglietto pop-up è un'evoluzione del primo. Come vedete ci sono tre gradini, di cui uno più grande al centro e due laterali della stessa dimensione. Piego il foglio a metà. Dalla parte della piega segno 5 cm dal margine, poi anche 3 cm dal margine, sia da una parte che dall'altra. Al centro ora voglio uno scalino alto 2,5 cm e gli scalini laterali invece li voglio più bassi, quindi da 1,5 cm. Per fare degli scalini laterali uguali farò entrambi da 1,5 cm. Per creare degli scalini come se fossero un podio basterà farli proprio in scala, con differenze di 0,5 cm ad esempio. Quindi io farò quello centrale da 2,5 cm, quello a sinistra da 2 cm e quello a destra da 1,5 cm. Aiutandomi con la riga T segno le linee di piegatura. Taglio le linee verticali che ho segnato a matita, apro il biglietto e piego verso l'interno. Per questo biglietto traccio due segni a 4 cm dai margini e un'altezza di 3 cm. Segno la piega, taglio lungo le linee segnate a matita, apro il biglietto e piego. Rimetto il biglietto davanti a me, ora traccio due linee a 5 cm dal bordo e un'altezza di 2 cm. Segno la piega. In questo caso però devo fare attenzione a non tagliare entrambi le parti del foglio, ma solo quella superiore. Come vedete io sto tagliando solo la prima piega, non la seconda. Apro il biglietto, piego verso l'interno. Per il terzo scalino procedo come ho già fatto per il secondo.
Ho fatto il primo scalino da 3 centimetri, il secondo alto 2 centimetri, l'ultimo lo farò da 1 centimetro. Anche in questo caso taglio facendo attenzione a tagliare solo la piega superiore. Il mio biglietto a 3 scalini è pronto. Ora ti mostro come creare questo biglietto pop-up con questi scalini sfalsati. Piego il biglietto a metà, segno un punto a 2,5 cm dal margine, uno a 7,5, un altro a 2,5 cm dal margine destro. Poi farò lo scalino di sinistra alto 3 cm e quello di destra alto 2 cm. Segno le pieghe, taglio lungo le linee tracciate a matita, apro il biglietto e spingo gli scalini verso l'interno. Così ho ottenuto i primi due scalini. Tenendo il biglietto con gli scalini piegati verso l'interno, traccio i segni per creare altri due scalini più piccoli. Li traccio a 1 cm dal bordo sinistro e 1 cm da quello destro. Questi scalini saranno alti solo mezzo centimetro. Segno le pieghe e in questo caso taglio entrambe le pieghe. Apro il biglietto e spingo anche questi scalini verso l'interno. Come vedi, ora si sono formati degli scalini sfalsati. Preparo il biglietto centrale per il pop-up, sempre al solito modo, ma questa volta lavorerò sul biglietto aperto. In questo caso segno il punto centrale della piega, che si trova a circa 7,4 cm. A partire dal punto lascio 1 cm sia a destra che a sinistra e segno altri due punti a una distanza di 4,5 cm. A partire dalla piega segno un punto a 2 cm, un punto a 1 cm, sulla destra della piega un punto a 1 cm. Traccio la linea. Ora, aiutandomi con la riga T, traccio le linee che mi serviranno come riferimento per completare entrambi gli scalini. Per non confondermi, cancello i tratti di linea centrali. Ora devo trovare la metà di questi due rettangoli. Traccio un punto a mezzo centimetro e con la riga T traccio la linea centrale sia per la parte superiore dello scalino di destra che quello di sinistra. Trovo il punto centrale del biglietto e questo sarà il punto dove punterò il compasso. Apro il compasso con una misura di 2,5 cm. Partendo dal punto centrale che ho appena trovato, traccio un semicerchio che tocchi le due linee centrali dello scalino. Ora apro il compasso a 4 centimetri e traccio un altro semicerchio. A questo punto dovrò tracciare le pieghe su queste linee e invece dovrò tagliare con un taglierino le righe con la X e i semicerchi che ho tracciato con il compasso. Fate attenzione a non tracciare le pieghe anche sulla parte curva. Ora posso procedere a fare tutte le piegature. Per l'assemblaggio del biglietto potete decidere sia di incollare le varie parti prima di incollare il pop-up all'interno del cartoncino, sia di farlo dopo. Per incollare le varie parti agli scalini si può usare sia della colla stick che del nastro adesivo sottile. Se fate dei biglietti con molti scalini, fate sempre attenzione che l'ultimo elemento che incollate più in alto non fuoriesca dal bordo del biglietto. Per incollare il pop-up al biglietto di cartoncino si inizia con il lato destro. Per poi incollare il lato sinistro.
Un'alternativa alla colla è quella di usare del nastro biadesivo. Se ti piacciono tutorial come questo, ti ricordo che puoi iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Tu avevi mai provato a realizzare dei biglietti di auguri pop-up? Fammelo sapere nei commenti. Puoi anche mandarmi le foto delle tue creazioni tramite Instagram o Facebook. E se questo video ti è piaciuto, potresti lasciarmi il tuo like e condividerlo sui social. Io ti ringrazio fin da ora. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sempre ho avuto un po'. Poi, una volta imparato, ora però ho imparato, ora però ho imparato e voglio condividere con te. Se ti piacciono tutorial, noi ci vediamo.